Al termine della relazione del ministro dell'istruzione Marco Busetti al Palacongressi in occasione della sua visita ad Agrigento, tante sono state le rappresentanti del mondo della scuola che hanno dialogato con lui, tante le domande e i quesiti posti sul futuro del settore. Ha portato il saluto al massimo esponente scolastico, la dirigente Anna Maria Sermenghi. Tante le istanze che sono arrivate, lei è anche intervenuta. Una sua valutazione su questo incontro, valido o no? Sì, l'incontro è stato estremamente interessante, ci ha gratificati, soprattutto perché l'impostazione voluta dal ministro è stata quella di ascoltare direttamente i dirigenti. Ha fatto un suo intervento in cui ha presentato le linee programmatiche del suo ministero, come lui intende muoversi nel mondo della scuola, evidenziando la chiarezza di chi il mondo della scuola l'ha vissuto, dando poi spazio alle nostre problematiche, alle nostre rivendicazioni e soprattutto agli scenari che si sono delineati con i nostri interventi. Cosa ha un resoconto di questa visita del ministro? Tante sono state le istanze dei dirigenti scolastici intervenuti in tutta la regione. Sì, in sostanza il ministro è consapevole dei disagi nel gestire un'istituzione scolastica, delle difficoltà, ha le idee chiare, insomma, già avanzato delle proposte di cambiamento per cercare di rendere sempre più funzionale con responsabilità ben precise i dirigenti scolastici. È stato un incontro produttivo e penso che per tutti noi sapere che anche il ministro è un ex dirigente scolastico, questo ci aiuta a ben sperare. Ritengo che la scuola nostra, soprattutto in provincia di Agrigento, abbia tanti problemi, soprattutto quello di questi comuni che si spopolano. Quindi c'è un problema anche del futuro delle nostre comunità. Io ho dovuto fare un intervento breve centrando alcuni temi soltanto, ma penso che questa problematica, per esempio, è centrale per la regione Sicilia, che vede una denatalità ormai che è a livelli di guardia per la sopravvivenza sia delle nostre comunità che delle nostre scuole.